Tutti i Vangeli premettono al lungo racconto della passione, la narrazione della cena, eccetto l'Evangelista Giovanni che premette la narrazione del gesto della lavanda dei piedi. Con questo gli Evangelisti ci mostrano lo stretto rapporto che esiste tra la cena, il gesto di amore compiuto da Gesù e la passione. La cena è quindi la chiave interpretativa di ciò che avverrà. Spiega il significato profondo della morte e della risurrezione di Gesù. Ed è anche quest'ultima cena di Gesù un principio di attualità perenne per tutto ciò che noi compiamo nell'Eucaristia. Nella cena del Signore noi riceviamo il modo concreto voluto da Gesù per rendere perennemente presente la sua Pasqua nella vita della Chiesa e nella storia degli uomini. Cercando di cogliere più concretamente, più da vicino, il mistero della cena, noi siamo portati a considerare le parole dette nella consacrazione del pane e del vino. C'è in esse qualcosa che affascina molto noi, uomini di questo tempo, il dono di Cristo per gli uomini, Cristo che con le parole e coi gesti si manifesta uomo per gli altri. Ma non va dimenticato che Gesù presenta il suo gesto come attuazione dell'alleanza e gli dice: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza.